Ciao bambini, oggi vi spiegherò perché il 25 aprile in Italia è festa nazionale. Anche se distanti, andiamo con ordine. Cosa si festeggia il 25 aprile? Perché è l'anniversario della liberazione? Il 25 aprile del 1945 l'Italia venne liberata dai soldati stranieri che avevano occupato il nostro territorio. Gli uomini che liberarono l'Italia dalla guerra si chiamavano partigiani, uomini e donne della Resistenza. La resistenza, vostro malgrado, bambini, è un concetto che state sperimentando anche voi. Il nostro dizionario ci dice che resistere è la capacità di sopportare condizioni avverse o contrarie, la capacità di sostenere la fatica e la capacità di opporsi agli altri. Il coronavirus, possiamo proprio dire, bambini, che è una condizione avversa o contraria. Non ci permette di andare a scuola, di incontrare gli amici o di abbracciare i nonni. Inoltre, restare a casa è una gran fatica da sostenere e soprattutto vedere che qualcuno non rispetta le regole ci spinge ad opporci agli altri. Come voi, anche altri hanno resistito, uomini e donne che con forza si opposero agli orrori di una guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Ma allora anche noi siamo in guerra? Sì, ma il nostro nemico è invisibile. Non vi preoccupate, bambini, noi dobbiamo impegnarci e continuare a resistere. Tutto chiaro, bambini? Il 25 aprile si ricorda chi ha resistito per la liberazione del nostro paese, ma noi oggi non ci dimentichiamo anche di chi continua a farlo per liberarci dal coronavirus. Buon 25 aprile, un saluto dalla maestra Claudia. Tutti insieme resistiamo.